Oh, domandone, così a gamba tesa al 90esimo. Allora, ve lo leggo. Sonny, ma tu sei di destra o di sinistra? Bella domanda. Allora, io intanto inizio questa domanda così dicendo, visto che tu sei entrato a gamba tesa, io entro così a gamba a mezzo petto e ti dico, io intanto non voto perché non c'ho la cittadinanza, quindi qualsiasi mia risposta, guarda, mi carico tutta responsabilità che non ho nel votare, quindi prendila dal punto di vista di uno che non ha mai potuto votare perché non ha la cittadinanza italiana. Aspetta, fatemi fare lo screen, sennò. Allora, destra o sinistra? Parliamo intanto prima del mio, di quello che faccio normalmente, quello che mi vedete fare. Voi mi vedete molto spesso portare la questione della cittadinanza in giro. E la questione della cittadinanza, come potete anche vedere, l'ho detto, dovrei aver detto anche forse su Rai 3, forse trovate il video su Rai 3, un'intervista su Rai 3, in cui l'intervistatrice mi chiede: Sonny, ma lo Ius Soli è di destra o di sinistra? E io dico, da una parte c'è una questione di uguaglianza, quindi vi riassumo il mio pensiero, che è molto spostata a sinistra. La questione sociale è molto spostata a sinistra e io credo di essere una persona molto attenta al sociale, per questo anche sposo la causa della cittadinanza, non solo perché è un qualcosa che mi tocca. Quindi sono molto attaccato al sociale. Però il mio pensiero politico, come anche lo Ius Soli stesso e la riforma della cittadinanza, è una questione anche molto nazionalista, di persone che vogliono abbracciare la bandiera italiana, di persone che vogliono sentirsi fratelli nella stessa patria. E quindi questo qua non è assolutamente un discorso solamente di sinistra, è un discorso prettamente di destra. Le parole patria, nazione sono parole che usano prettamente le persone di destra. Quindi la questione cittadinanza non ha, a mio avviso, colore. E il mio pensiero politico, è più o meno simile. Io non saprei, se dovessi votare non saprei. In primis perché non sono apartitico, non mi piace nessun partito, nessuno di quelli che c'è stato che è in Parlamento. Per un semplice motivo, nessuno dei quei partiti mi ha dato la cittadinanza a me e a 2 milioni di ragazze e ragazzi in Italia. Quindi perché se loro non pensano a me, io dovrei pensare a loro? E poi non credo di essere l'unico che pensa che i politici pensano solo alle loro pensino solo alle loro tasche. Quindi no, non mi piace nessuno, nessun partito, quindi sarei molto in difficoltà nel votare. Probabilmente lo farei per senso civico, ma non mi piace nessuno. E il mio pensiero politico non sono di sinistra, lo dico sempre, quindi anche se amo molto il sociale, amare il sociale e adoperarsi nel sociale non vuol dire per forza essere socialista. Ok? Quindi io non mi identifico neanche lontanamente come socialista, però sono una persona che ama nella propria individualità spingere, promuovere il sociale, perché credo in un mondo unito, in un mondo fatto di collaborazione e cooperazione internazionale piuttosto che di guerra, ma quello non credo che sia un discorso né di destra o di sinistra. Quindi la sinistra italiana prettamente è molto più legata a temi socialisti, quindi non mi ci trovo, secondo me ci sono altri modi per risolvere le cose. Poi si può essere d'accordo o no con me, però non mi pare che la sinistra italiana abbia risolto tantissimo fino a mo'. Dici, ah, perché la destra? Oh, ci arriviamo, oh, ci arriviamo. La destra italiana, boh, boh, allora, a destra italiana, boh, destra, allora, c'eravamo Berlusconi, prima, pace all'anima sua, e non lo so, è stato per un periodo statalista e poi è sempre stato un cuore liberale. I liberali alla destra italiana, essendo una destra prettamente socialista, anche se la gente dice no, quelli sono capitalisti, quelli sono neoliberisti. Chi? A destra italiana. A destra italiana che ce l'ha con le banche, con i soldi, con l'Europa, con tutte le cose, con qualsiasi cosa sia pensiero, con la libertà, con qualsiasi cosa sia pensiero liberale, la destra ce l'ha. Quindi non possono essere né liberali, né liberisti, né capitalisti a destra italiana. Non sono. È una destra attaccata a reminiscenze antiche. In poche parole, la destra italiana non mi piace perché c'è sempre quella tendenza al braccio destro alzato, quindi non è proprio quella roba lì, non mi piace. Anche se molte volte me ci sono ritrovato in certe loro battaglie, poche, ma me ci sono ritrovato, ma poche sono pure quelle in cui mi sono ritrovato a sinistra.
uno potrebbe pensare, ah, ma lo Ius Soli, la sinistra, no, lo Ius Soli l'abbiamo scritto noi dei italiani senza cittadinanza insieme ad altre organizzazioni. Poi la sinistra, i senatori di sinistra, i parlamentari di sinistra hanno provato a portarlo con i risultati che avete visto in Parlamento, ma non, là non è che ci siamo incontrati, anzi, loro hanno cambiato molto le nostre proposte. Quindi anche a sinistra io ho pochissime cose con le quali vado d'accordo con la sinistra italiana, con la destra italiana forse sono lo stesso numero di cose, raga. non scherzo. Quindi sono di destra o di sinistra? Boh.